Roma for Rally, ultimo appuntamento della stagione in corrispondenza della nona edizione, lo vedete, del Rally Toscan Rewind, ultima tappa del campionato italiano Rally Terra. Un saluto da Andrea Minerva e da Giuseppe Pezzaioli. Ricordo sempre responsabile motorsport per Yokohama Italia. Allora Giuseppe, diciamo che intanto si arriva a quest'ultima gara con dei piloti, ancora tre piloti in lizza per il titolo, c'è il gioco degli scarti, insomma, quindi cose da vedere, ce ne sono tante, con Marchioro al comando, però con gli avversari a partire da Trentin molto molto insidiosi. Abbiamo visto prima Paolo Andreucci e Andreucci, non è che hanno sbagliato strada, no, sono venuti a fare questo rally, insomma, che lo ricordiamo, dal prossimo anno entrerà nel programma del CIR, campionato italiano rally, quindi insomma probabilmente sono venuti a assaggiare un po' il terreno, dai. Sì, sicuramente l'obiettivo era quello, presumo, proprio perché essendo Andreucci un professionista, di conseguenza ha voluto anticipare tutti gli altri per capire com'era il fondo e com'erano le prove. Noi tra poco andremo subito a assaggiare anche noi un po' il terreno, sono i primi passaggi di gara con Ucci, che lo vedete, non si risparmia, ovviamente con la 208 T16, immancabilmente in compagnia di Anna Andreucci, con la classifica di campionato che vede Marchioro con 61 punti al comando davanti a Trentina 58 e Ceccoli appena più attardato, ma siamo già on board. 4 meno 100 alla pianta destra, 3 più più 100 alla pianta destra, 3 più più 3 più più alla pianta, 3 più più 3 più più 50 sinistra, 4 meno 200 50 sinistra, 4 meno 4 meno 200 200 alle piante interne, ritarda in bivio destra 3, alle piante interne ritarda bivio in destra 3, bivio in destra 3 e destra 6, 100 e destra 6, 100. Abbiamo visto situazioni con un po' di polvere, quindi prove ancora asciutte, non sarà proprio così nel corso della gara naturalmente, subito con uno dei protagonisti, diciamo che però Nicolò non è che sia riuscito purtroppo a partire fortissimo, non male ma non fortissimo come un Trentin per esempio. Sì, difatti tutti sono andati col coltello tra i denti, tutti, proprio tutti i primi 5-6 piloti. E Marchioro, diciamo così, ha un po' pagato una scelta di gomme che non era l'ottimale per questo tipo di superficie. Lui pensava fosse molto più bagnato e non tendesse ad asciugare, invece alla fine si è asciugato e di conseguenza è stata penalizzante. Sì, è purtroppo penalizzante, poi recuperare qui non è facile. Dicevamo, un Toscan Rewind molto molto interessante, sono sterrati noti in realtà nel mondo del rally, non li scopriamo davvero oggi, però insomma una gara dal punto di vista qualitativo, Giuseppe, mi sembra davvero eccellente. Assolutamente, c'erano tanti piloti, come dicevamo prima, c'erano tanti piloti molto bravi, e questo lo conferma anche la presenza di Andreucci, Aghini proprio quella Aghini. Sì, esatto, e poi Andrea, anche altri piloti stranieri che si sono affacciati a questo rally, perché è comunque uno dei più interessanti, una superficie molto interessante, molto veloce comunque. Sì, molto veloce, l'abbiamo visto prima, insomma, poi ci sono e vedremo anche punti ancora un po' più tecnici, più impegnativi, una bella varietà. Sì, Andrea Aghini, insomma, che con questa Fiesta R5 Oak Racing si è ripresentato al via di questa gara, un po' sugli sterrati di casa, dobbiamo dire così, senza andare neanche troppo piano, dobbiamo dire insomma che un campione di quel genere, di quella portata, evidentemente la mano non la perde mai, e lui si è divertito, ma ha davvero fatto anche benissimo il suo. Qui siamo con Oldrati, invece auto ACT Italia, naturalmente, insomma, giovani che vengono a fare esperienza in una gara che, come ricordavamo, entrerà nel CIR a partire dal prossimo anno. Giuseppe, ovviamente, trofeo Yokohama, lo sappiamo, ultimo atto anche per la vostra serie all'interno dell'italiano Rally Terra. Sì, difatti questo rappresentava l'ultimo atto del Terra e l'ultimo atto del trofeo, e anche qui la situazione, come per il Terra, era molto aperta, perché c'erano due o tre piloti che potevano vincere in base al risultato. Tali è stato il poi alla fine il vincitore, ed è quello che aveva il vantaggio e doveva per forza arrivare alla fine cercando di limitare i danni, proprio perché aveva il guadagno degli errori fatti dagli altri durante le precedenti edizioni, ed è stato anche il più costante.
Senti, diciamo che intanto in questa fase di gara, bene, Ceccoli è partito molto forte. Del resto lui sì, doveva praticamente con l'obbligo di vincere in buona sostanza, sì, sì. Almeno stando così le cose, prima della, stando alla classifica, prima di questa gara. Bene anche Trentini, abbiamo detto di Marchioro, sì, lì davanti ma un po' più in difficoltà. Bene Bresolin, ottima prestazione da parte di questo pilota. Bene anche della casa, dobbiamo dire, altro pilota Yokohama, insomma, che già nella gara precedente aveva dimostrato tanta velocità, e anche qui insomma la ritrovata. Poi vedremo che magari purtroppo manca ancora lo spunto per arrivare fino in fondo, non sì, commettere magari errori, la concentrazione, ecco, però la velocità, velocità c'è, è sempre stato tra i primi, di conseguenza molto bene. Anche Alessandro Bette, che anche qui ha avuto un po' di difficoltà nella prima parte della gara, meglio nella seconda. Poi Aghini l'ha rallentato parecchio nella seconda parte della gara, e questo ha un po' penalizzato tutto il risultato della gara di Alessandro. E qui arriva la pioggia che porterà anche colpi di scena. Vediamo che è diventato tutto molto molto più complicato, e poi adesso magari faremo anche un discorso relativo alle gomme. 20 sinistri. Sinistra tre lenta, lunga, chiude muro, sì. Per destra tre veloce, sì, tieni. Con sinistra 5 buona, corta, stringe. Per sinistra 4 più sacrifica, contornante destro lungo. Per sinistra 3 lunga, lenta, lunga, tieni. Tosta. Poi è una terra molto particolare, mi sembra a fondo molto duro, fangoso, a tratti quasi sembra asfalto. Sì, difatti è un terreno molto compatto, però sulla superficie con quest'acqua si creava quel viscido che impediva ai piloti di andare molto forte, anzi andavano molto forte per queste situazioni, ma dovevano stare molto attenti alla, come abbiamo visto nell'onboard, la guida era molto meno nervosa, per cui sì, le correzioni dovevano essere sulle uova, esatto, sì. Lavoravano molto meno con lo sterzo proprio per guidare molto più puliti. Beh, però devo dire, magari un po' di velocità in meno, ma tanto spettacolo in più, perché insomma poi il pubblico guarda queste immagini, vedere questi traversi infiniti, continui, questi controlli, davvero è qualcosa, sì, di emozionante, bellissimo, sì, esatto. Insomma, poi, è quello che vorresti vedere sempre nel rally. Esatto, poi si vede anche la bravura tecnica dei piloti, perché guidare forte e ricordiamo che poi alla fine il risultato tra il primo e il secondo c'è stato pochissimo di scarto, per cui anche questa volta, per cui fare queste differenze di tempi su una superficie così è proprio da altissimo livello. Sì, e qui continuiamo a vedere infatti questi traversi molto molto belli, guardate anche laggiù in uscita, davvero uno show fantastico, come dicevi tu, hai fatto bene a ricordarlo. Noi abbiamo detto più o meno come si sono qual è stato l'andamento della gara, soprattutto all'inizio, quindi con Ceccoli, Trentin, Bresolin, Marchioro a inseguire, Andreucci ovviamente là davanti ha trovato subito il modo di fare la voce grossa come sempre, però senza, dobbiamo dire, prendere un margine enorme, eh? Comunque leggermente più veloce, ha assaggiato anche lui un po' il terreno, poi si è messo davanti, e qui attenzione, arrivano sempre alla grande le Mitsu, che non mancano mai, le avevamo in versione Evo 8, 9, 10, un po' tutta la famiglia più recente, che sono auto, eccola, che poi tra l'altro vi riguardano, esatto. Sì, eccola qui l'altra Mitsu, per cui sì, sono sempre macchine molto veloci, soprattutto su questo tipo di superficie e su questo tipo di rally dove ci sono tanti allunghi, per cui il motore è un po' più, cioè la cilindrata diversa aiuta parecchio, nonostante la pesantezza della macchina. Assolutamente sì, insomma auto intramontabili, dobbiamo dire, sono tanti anni che le vediamo protagoniste sulla terra, e fanno molto bene anche il loro. Senti, qui siamo a Parco Assistenza ovviamente, quindi mi sembra il momento giusto per passarti un po' la parola e descriverci anche dal punto di vista tecnico i pneumatici, ovviamente Yokohama in particolare, quali sono state le scelte di questa gara e anche un po' insomma le problematiche. Sì, le scelte sono state da subito sui pneumatici soft, perciò per quanto riguarda noi il modello A30, comunque mescola A30, così come per tutte le altre case produttrici. È ovvio che poi si tende ad andare a intagliare, tendenzialmente si intaglia i tasselli per cercare di aumentare ancora di più
la capacità drenante degli pneumatici, anche se, ripeto, vedendo le superfici e vedendo le superfici di prima non c'era tanto fango, per cui è sempre stato un dubbio, intagliamo o non intagliamo? Questo è un po' il dilemma che hanno affrontato tutti. Abbiamo visto Ghini, ovviamente, eccolo qua, lo abbiamo nominato, sempre in forma, devo dire, sì, davvero davvero alla grandissima, insomma, uno dei grandi nomi. Qui siamo con Tali e parliamo appunto dei piloti che stanno puntando alla vittoria. Codato, insomma, piloti trofeisti, Yokohama, come dicevi tu, in una gara di grandi equilibri, insomma, perché abbiamo la bella prestazione di Gioratti proprio con la Mitsu, sì. E con Tali che cerca di portare a casa, come ricordavi prima, i punti che servono per arrivare poi al finale di gara. Ed eccoli qua, Uccius, zitti, come ricordavi, venuti un po' a studiare, insomma, no? Questo tracciato che tra l'altro andrà addirittura a chiudere il CIR il prossimo anno, quindi sì, insomma una gara che oltretutto adesso direi i periodi più o meno sono questi dell'anno, sì, difatti. Quindi non è detto che questa condizione, adesso non vogliamo fare troppo i maghi della pioggia, ma che non è facile, si possa ritrovare qualcosa di... Se piove sarà così più o meno, sì, ecco, sì, se diciamo piove così. Sarà così, è facile che si ripresenti proprio perché andrà nel campionato proprio nello stesso periodo, per cui è facile che si... Certo, col senno di poi fosse stata asciutta, sarebbe stata un'altra storia, perché Marchioro sicuramente avrebbe puntato sulle 0.36, le race in terra, perché la superficie era da race in terra in questo caso, e la storia sarebbe stata diversa. Eh sì, dobbiamo dire di sì, proprio Marchioro lo vediamo, qui si lavora ovviamente valutando, immagino, poi i cambi di strategia, poi siamo con Bette che l'abbiamo visto prima, e torniamo poi su Nicolò Marchioro, vediamo, insomma, un po' concentrato, un po' preoccupato, eh sì, perché lo ricordavi, la gara è stata tutta con classifica molto corta, ma attenzione, vediamo cosa succede in questo caso al povero Ceccoli, non funzionano i tergi, occhio. E subito a destra, due su ponte. È andato, non funzionavano i tergi, clamoroso. Adesso vediamo l'immagine dall'esterno, eccolo qua, lo vedete, guardate, sono là impiccati sul tetto della macchina, parte il posteriore, un punto tra l'altro veramente insidioso, però l'impressione che ho avuto, Giuseppe, è che questo, lo vediamo, è un punto terribile, tra l'altro qua pazzesco, riprende ma perde oltre 2 minuti e mezzo, sì. Qui la compagnia della spinta intramontabile, bravissimi ragazzi come sempre, però il danno è fatto, guarda anche Ucci come arriva, mamma mia, deve forzare tanto e tenerla da matti. Sì, e poi lui è stato bravo perché ovviamente lui aveva i tergi cristalli che funzionavano, l'ha intraversata molto prima, che aiuta, perciò è riuscito a gestirla molto meglio. Invece Trentin, come vediamo, il passaggio suo è stato molto sobrio, conservativo. Sì, beh, bravo, però sono scelte, ma pulito, è quello che serviva. Diciamo che lì il punto era veramente atroce a livello di coefficiente di difficoltà altissimo, probabilmente Daniele era anche distratto. Suppongo fosse anche sicuramente distratto. Quando stai pensando che sono tutti molto vicini nel campionato e di conseguenza devono andare col coltello tra i denti dalla prima prova speciale all'ultima, anche il fatto che ti distrae il tergi che non funziona più ti mette un po' in crisi e perciò ti fa perdere magari quell'attimo di concentrazione che su una situazione del genere non ti puoi permettere. Vediamo un po' Bresolì con 3, tieni hop, anticipa 5 a 2 tempi, tieni molto, 30 dentro 5A, diventa Black in 5. Sì, davvero, abbiamo visto anche da queste immagini, molto complicato. Sì, è stato un mix il problema di Ceccoli, come dicevi tu, secondo me, la distrazione, il calo di concentrazione e la difficoltà, perché insomma, ragazzi, qui hai bisogno di vedere e molto molto bene quello che devi affrontare e che ti passerà poi sotto le ruote. Quindi Ceccoli praticamente fuori dai giochi, a questo punto, diciamo, ok, abbiamo ancora della casa in gara, ma abbiamo detto bravissimo, qua. Che ha perso però un pezzettino, gesticola Giuseppe, dice mannaggia, cos'è mai combinato, insomma, allora. Però vai, prendiamo tutto per buono in vista del prossimo anno. Marchioro che inizia a rimontare, inizia a fare la voce grossa, inizia a sparare tempi molto molto interessanti, arriveranno anche gli scratch, arriverà anche a vincere le prove speciali. Peccato però, perché peccato il tempo perso lo non pagherà, non riuscirà più a recuperarlo, lo pagherà, peccato. Perché Trentin, da vecchia volpe,
fa una gara veramente, bisogna riconoscere, secondo me è perfetta, sì, capolavoro, perché è riuscito ad essere veloce, costante, non prendersi troppi rischi. Il passaggio in questo caso direi che è stato emblematico, sì, è sì. stato bello vederlo, perché può essere un po' il racconto della della stagione, no? Della sì. sua stagione alla fine, sì. perché è stato molto bravo, è entrato dopo una gara ed è stato sempre molto competitivo, portando sempre punti a casa, sempre a podio, sempre a... Eccoli qua, le Mizzo, arrivano anche loro a questo punto davvero bello tosto, che abbiamo voluto dedicare un po' più di spazio. Oldrati, dai, insomma, bello questo ingresso, eh? Sì, aggressivi, sono macchine che comunque vanno molto forte anche queste. Sì, sì, le R2 non scherzano, dobbiamo dirlo, Fiesta in questo caso. Me. Diciamo che l'Italia è un po' una rarità, vedere la Fiesta R2, di solito sì, 208 vero. Sono un po' predominanti come la Fabia esatto. sulla terra, dobbiamo dire. Però è vero. Però è bene. Vero. A pubblico che non si arrende, questi sono realisti no. veri. Sì, sì, questi sì. Bravi. Come vedete pioveva veramente sì, tanto. Sì, 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 sì. Pioggia veramente, veramente intensa. E adesso, qui adesso le pozzanghere ci sono e come, situazione molto, molto difficile. Quindi in sostanza dobbiamo dire, possiamo raccontarlo un po' così, no? Sullo score di queste immagini, seconda parte di gara con appunto il problema di Ceccoli, Trentin che recupera bene, Ucci che però poi, lo anticipiamo, insomma, non concluderà la gara, ma mamma mia, qua cosa andrà a fare? È incredibile. Ha messo le ruote nel campo di sotto. Sì, è incredibile. Praticamente. Però direi che questi passaggi, oltre a testimoniare la difficoltà del percorso, danno appunto l'idea di quello che dicevi, cioè una gara che per tutti è stata costantemente al limite. Sì, sì, assolutamente. In un campionato così non potevi permetterti di perdere un solo punto. E si è alzato tantissimo il livello di competizione, a livello sì. di bravura dei piloti sì. nel terra in questi ultimi 2-3 anni. Perché quando metti su un bel campionato, evidentemente arrivano i nomi giusti e il confronto diventa sempre più difficile. Sì, sì, poi secondo me non lo so, però quando in queste gare arriva una volta Ucci, qui c'è anche Aghini, sono tutti un po' stimoli, dai. È ovvio che poi i piloti, tra l'altro ricordiamo che Ucci ospite era trasparente, fine della classifica, sì, quindi sostanzialmente non si dovevano preoccupare di lui e chi doveva badare al campionato, però sotto sotto, secondo me, quello 0,1% ci pensi lo stesso, sì, no? Che volessi stargli comunque, davanti. Esatto, comunque. Fai sempre comunque il riferimento sulle capacità, sulle prestazioni sue e le tue, per cui ti serve come metro di paragone. Quindi dicevamo bene, Trentin, Bresolin, bravissimo, l'abbiamo visto prima, grande gara, davvero molto molto bravo in coppia con Pollet. Poi abbiamo da segnalare anche l'Umbro Fanari, ancora una volta molto molto veloce, Papa Dimitrio, questo pilota greco, e Öbling, insomma altri nomi di piloti che magari abbiamo citato meno perché ci siamo concentrati sulle vicende del campionato, però direi insomma, Giuseppe, che tutti sono stati meritevoli di una nota di lode perché hanno fatto una bella gara, molto consistente, sempre lì davanti. Öbling è rientrato nel terra dall'anno scorso praticamente. Perché non aveva fatto più gare su terra tranne questa. Senti, ci apprestiamo a vivere la fase finale, bilancio trofeo Yokohama, al di là dei risultati, le classifiche, tra poco quelle definitive ultime ve le raccontiamo, però vorrei che facessi proprio un bilancio dal vostro punto di vista globale, anche commerciale se vuoi, sportivo, tecnico. Siamo contenti del risultato, per due motivi. Prima di tutto perché comunque tanti piloti hanno partecipato, per cui questo vuol dire a livello commerciale aver ottenuto il risultato che si sperava. E secondo, per il motivo che tanti piloti si sono avvicinati a Yokohama dopo aver usato altri prodotti, per cui rimanendo sempre molto competitivi, per cui vuol dire che col prodotto ci siamo, è piaciuto il prodotto e si sono trovati veramente molto bene, per cui questa è una soddisfazione anche non solo commerciale ma anche personale. Senti, magari gli appassionati a casa se lo stanno chiedendo, intanto attenzione, questo punto è tecnico perché è asfalto, sì. però è sporco, è pieno di terra, di fango, poi si trova sulla terra, che bella uscita, Bresolin, bellissima davvero, devo dire che sono passaggi fantastici. Eccolo qua, Fanari, l'ho nominato prima, va a prendersi un taglio pazzesco, rischio, e rischia perché apre prestissimo e sì, ovviamente esatto. la sua Fabia un po' si ribella. Dicevo, dal punto di vista tecnico, questa è stagione
informazioni servono anche a voi per lo sviluppo futuro, per i report alla casa madre, insomma, come esperienza, poi da tramutare magari in uno sviluppo del prodotto? Sono fondamentali, direi. Anche stradale, ovviamente, sì, sì, intendo, sono, anche se qui è prettamente racing. Però. Sì, esatto. Sono fondamentali perché ovviamente tutti cercano di avere il prodotto migliore, come noi del resto, anche tutti gli altri, altri nostri competitor, e di conseguenza si studiano anche i comportamenti di tutti gli altri piloti per capire quali sono le situazioni dove magari noi abbiamo potuto godere di una miglior prestazione nei confronti degli altri, e quali sono invece i nostri punti deboli per cercare di migliorare e arrivare con un prodotto nell'anno prossimo ancora più competitivo. Insomma, bene, bene, intanto attenzione, devo dire che questo passaggio qui ha fatto penare un po' tutti, ma è stato un po' quello che abbiamo visto, e qui si arriva al finale di gara, quindi la gara che va a premiare Trentin e De Marco, qui l'arrivo di Marchioro. Trentin e De Marco vanno a vincere e vincono il campionato italiano Rally Terra 2018. Trentin aveva già vinto 2008, 2012, 2015, formato trofeo, ma insomma la sostanza, diciamo, dai, vinceva questo campionato qua, più o meno, diciamo così. Bravo Bresolin secondo, bravo anche Marchioro terzo, e podio, ma purtroppo non gli basta, gli sfugge il titolo, un titolo insomma avrà tempo di rifarsi, però un pochino di amore in bocca, dai, sicuramente, perché poi ha perso per 12 secondi, per cui tutta la stagione è racchiusa in 12 secondi. Trofeo Yokohama invece raggruppamento A, Ioriatti vince la gara, ma è Tali che col secondo posto al Tuscan Rewind va a vincere il raggruppamento A, trofeo Yokohama, con Ioriatti, parlando di classifica, secondo, 83 punti per il primo, 65 per il secondo, e poi Codato terzo, 56. Nel raggruppamento B, sempre trofeo Yokohama 2018, Toninelli domina, 137 punti, Morelli 90 e Liceri 80 punti. O Liceri, non lo so. Liceri, tutte e due le versioni. Insomma, qui spumante per tutti. Complimenti naturalmente a Yokohama per questa bellissima stagione. Grazie per essere stati con noi. Un saluto a Giuseppe Pezzaioli. Ciao a tutti. Lo ricordo, responsabile Motorsport Yokohama Italia, ed Andrea Minerva. Alla prossima, ciao. Alla prossima. Proprio con l'ultima ottava speciale che ci ha consentito finalmente di dare un nome al campionato.